Insieme a Pierpaolo Segneri, il regista, adesso parliamo dell'uomo. Anzitutto questo progetto, l'attore, l'uomo e la maschera, nasce direttamente sulla rete, su internet, online, ma vuole travalicare quelli che sono gli schemi della tecnica per cercare di trasferire emozione, cercare di raccontare attraverso una storia quelle che sono le corde emozionali che vengono pizzicate grazie al lavoro di squadra. In particolar modo lo splendido lavoro fatto da Vincenzo Boccerelli, che è l'attore che interpreta sia Charlie Chaplin sia Charlot, e che attraverso il suo modo di interagire con questi personaggi riesce a ricreare con originalità un personaggio che è semplicemente l'ispirazione di questo progetto. Noi ci siamo fatti liberamente ispirare da Charlie Chaplin, Charlot, ma quello che è venuto fuori è qualcosa che parla al presente, che parla all'attualità, l'uomo, l'essere umano. Chi sono oggi gli Charlot? Chi sono questi uomini come Charlie Chaplin che si ritrovano nel 2017 a interagire con una realtà che ha portato la tecnica ad avere la supremazia, che non ha sconfitto le guerre, non ha sconfitto il terrore, e che ci ritroviamo di nuovo con gli stessi dubbi, gli stessi dilemmi che aveva anche Charlie Chaplin quando realizzava i suoi film con Charlot, oppure come il grande dittatore. Degli antichi tempi moderni. Gli antichi tempi moderni che noi viviamo ancora, quindi non uno sguardo nel passato, ma grazie a Vincenzo Boccerelli, anche alla bravura della truccatrice Saba Terlizzi, c'è stata proprio l'intenzione di creare una trasformazione del personaggio non rivolta al passato, ma al presente e al futuro. Che cosa ci può insegnare ancora oggi Chaplin? E che cos'è oggi l'uomo, l'essere umano? Abbiamo parlato spesso anche tra di noi, insieme alla supervisione di Rosa Maria Scognaviglio, grazie a Domenico Mariani, che è il presidente dell'associazione culturale Alberto Bragaglia, che ha prodotto questa realtà su internet, su www.fattidicultura.net. Ci siamo chiesti, allora che cosa possiamo dare, che cosa possiamo trasmettere di queste emozioni, se non il messaggio di amore, amore per l'altro, amore per se stessi, amore per la natura, amore per tutto ciò che appartiene all'essere umano, che non lo rende bestia, non lo rende macchina, non lo rende qualcosa di freddo, e quindi riscoprire quelli che sono i valori dell'essere umano e che li restituiscono una profondità. E in questo, devo dire, Vincenzo Boccerelli è stato strepitoso. È vero che avevo visto in lui proprio quelle particolari ondulazioni che io percepivo quando vedevo i film di Chaplin, di Charlot. Quando l'ho visto in teatro ho riconosciuto lo stesso spirito, cioè ho detto: può essere tu, lo devi fare tu, se non lo fai tu questo progetto, se tu non provi insieme agli altri, insieme a me, a trasformare Chaplin nella sua attualità, io non lo faccio, non lo posso fare con nessuno, perché quello che ho visto in te, ho detto a Vincenzo, non l'ho ritrovato in nessuno degli attori che io conosca, almeno personalmente. E quindi gli ho chiesto di affrontare questa avventura, e giustamente abbiamo messo subito in moto la macchina, messo insieme i pezzi, ed è stato bellissimo perché tutti gli elementi si sono in maniera naturale concatenati, uniti. Anche le persone che si sono avvicinate al gruppo hanno mantenuto questo spirito. Per esempio Michela Biancini, che è la fotografa, bene, certe volte gli abbiamo tolto gli occhiali, cioè, anche tu vedi, sembri tu hai gli occhi di Charlie Chaplin. Cioè a un certo punto è necessario
vivere dentro, come diceva anche nell'intervista precedente Vincenzo Gocciarelli, essere e non fare, essere come l'amore. L'amore è, non è che l'amore fa, non si fa l'amore, si è amore. E come, come diceva a volte Marco Pannella, no? Non fare, fare avere speranza, ma essere speranza. Ecco, in questo abbiamo potuto, attraverso il sito di Giovanni Pirri, fattidicultura.net, mettere insieme queste fotografie, e sono disponibili in maniera aperta e gratuita sul sito, insieme al video del, del Dietro le Quinte e insieme a un video proprio della mostra virtuale. È ovvio che spero che tutti gli ascoltatori di Libri.tv, i telespettatori, possono andare a visitare, andare a vedere, incuriosirsi, scoprire questi scatti e questi video, perché poi il progetto continua, continua con il teatro, continua con il cinema, continuerà con una mostra reale, una mostra fisica qui a Roma, dove poi sarete tutti invitati, e di cui non annunciamo ancora niente, perché è giusto anche per scaramanzia non mettere il carro davanti a voi, ma sarà sicuramente una sorpresa positiva per tutti, ed è un'occasione dove tutti potranno ritrovare un pezzo di loro stessi e riscoprire quell'umanità, quell'essere uomo che secondo me dobbiamo ritrovare e non rischiare di perdere, perdere con l'avidità, con la cupidigia, con quello che è un po' il correre frenetico dei giorni nostri. E quindi io posso soltanto ringraziare tutta la squadra, anche Camilla Nata, anche Francesco Caruso Litrico, che è il nostro ufficio stampa, tutti coloro che hanno contribuito attraverso l'impegno, attraverso la loro arte, anche il Teatro dell'Angelo, Antonella Vallone, tutti quelli che ci hanno dato una mano per tentare di lanciare questo messaggio. Per il momento è un messaggio della bottiglia, perché il mare di internet, dovete dire, si naviga su internet, il mare di internet ha questa bottiglia, ma l'incontro fisico, l'incontro di persona sarà sicuramente l'occasione magica che farà la differenza. E quindi non prendete impegni, vi aspettiamo poi per la mostra fisica, ma intanto non fatevi sfuggire la mostra virtuale su fattidicultura.net, diciamo in maniera eccelsa gestita da Giovanni Pirri, che tra l'altro è anche l'autore del backstage. Quindi detto tutto, penso che sia riuscito a trasmettere questo entusiasmo, questa forza, questa voglia di cambiamento verso il meglio che noi insieme stiamo cercando di trasmettere, di dare. E quindi vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti, non escluso anche uno spettacolo teatrale. Infatti Libri TV, che ovviamente adeguandomente non fa comunicazione ma è comunicazione, siccome è vista da decine di migliaia di persone, sarà questo... funziona già come invito per questo diciamo evento fisico che dovrà ancora essere, che ancora deve essere programmato. Speriamo che troviate una location adeguata per le folle che arriveranno. Stiamo già buttando per una location, però per evitare di dire le cose prima, assolutamente, so che nell'ambiente c'è una certa scaramanzia. Esatto, ma insomma siamo già a buon punto, quindi vi aspettiamo, perché lì ci sarà la mostra delle fotografie di Michela Bencini, che sarà l'elemento dominante, ma insieme ci sarà la musica, ci sarà il teatro, ci sarà una conferenza stampa, ci sarà anche la possibilità di parlarsi, di conoscersi, di incontrarsi, di andare proprio a toccare quelli che sono i punti dell'attualità e capire chi sono gli Charlot di oggi.